Le è aumentata la bolletta? Sì, tantissimo. Io ho un appartamento molto piccolo, per quanto concerne la bolletta dell'Enel pagavo sempre 80 euro, adesso mi è arrivata a 150 euro. Se ci metti pure che la mia famiglia è monoreddito, lascio intendere che difficoltà abbiamo. È solo una delle tante storie di cittadini che si sono visti recapitare bollette aumentate in modo anche esponenziale e in vista dell'inverno. A dare loro manforte scende in piazza il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, chiedendo aiuti concreti per le famiglie e per le partite IVA più in difficoltà all'attacco della Giunta Marsiglio e sottolineando che se si continua così... In questo momento stiamo appunto ascoltando storie raccapriccianti di tanti cittadini che non ce la fanno ad arrivare alla prima settimana del mese. Botteghe che chiudono, cittadini che non ce la fanno più, così, dico io, si arriverà a una sommossa popolare. Non c'è più tempo, si faccia subito, si faccia presto. Con Domenico Pettinari scende in strada anche Codici con Ciriaca di Prospero. Intanto i cittadini rilasciano le loro testimonianze. Viene di luce questo mese qui mi è arrivato 399 euro, io adesso la devo dilazionare. Con un costo della bolletta in più di? 100 euro sicuro, 100 euro. Pagavo sui 40 euro, mi è arrivata di 143 euro, adesso non oso vedere quella del gas a quanto è arrivata. Pettinari va giù duro sulla Giunta Marsiglio. Allora, qualche giorno fa abbiamo presentato solo io 8.000 emendamenti, purtroppo Regione Abruzzo si è voltata dall'altra parte, proprio nel momento in cui, udite udite, si stanziano 14 milioni di euro per il ritiro di una squadra di calcio a Castel di Sangro, 1,5 milioni di euro per finanziare un noto ristoratore abruzzese, 2 milioni di euro proprio qualche giorno fa per la nuova sede della Regione su Pescara, e si parlerebbe anche di un emendamento ufficioso che gira nelle stanze di 5 milioni di euro per un campo da golf. Proprio in questo momento si stanno liberando e si sono già liberati oltre 50 milioni di euro delle cartolarizzazioni in Regione Abruzzo. Io chiedo di fare un provvedimento urgente e straordinario, come è stato fatto per l'emergenza Covid, che stanzi appunto contributi a fondo perduto per famiglie, piccole e medie imprese, e non solo, farsi promotore anche presso il governo nazionale di una norma che preveda sospenda il distacco della luce e gas in pendenza di procedure di conciliazioni che fanno bene le associazioni di consumatori. Non solo, faccio una terza proposta, che è quella di approvare in tempi brevi la legge del nostro collega Taglieri che promuove le comunità energetiche e farebbe risparmiare tanti soldi ai cittadini. Io sfiderei le istituzioni, come fa il popolo francese. Un mese di sciopero, bloccare tutto e vediamo se qualcuno prende iniziativa per risolvere questo problema.